Al Davide Matteo 5 di San Gregorio va in scena il primo derby aquilano della storia del calcio femminile, gara valevole per la terza giornata del campionato di eccellenza. L'Aquila si presenta a questa sfida con grande autostima, visto il roboante 0-8 rifilato all'Olimpia. Dall'altra parte, l'Aquila Soccer va a calciare della prima vittoria stagionale, dopo il pareggio per 2-2 contro il Campo di Pietra. L'intensità nel primo tempo è alta. Al sesto, Leclili serve in verticale Ventresca, bello blocca. 2 minuti dopo, l'Aquila Soccer protesta per un intervento in area di Salle. Al 20esimo, i padroni di casa si portano in vantaggio. Di Paolo calcia, prende in pieno il montante alto. In tap-in arriva Leclili, che non perdona e fa 1-0. 10 minuti dopo, corner battuto da Berardi, schema che coinvolge Eretta, che va alla conclusione, palla di poco fuori. Dall'altra parte, azione personale di Di Paolo, che spedisce a lato. L'ultima azione del primo tempo nasce da un errore dell'estremo difensore ospite, ma Di Paolo non ne approfitta. Si va a riposo sull'1-0. La ripresa si apre con il gol del pari di Berardi, che con un tiro dalla lunga distanza sorprende Salle. Al minuto 6 può passare in vantaggio l'Aquila Soccer, ma il tiro dalla distanza rimbalza alto e va fuori. Al nono, penalty per l'Aquila, per un fallo di mano di Aloisio. Per il signor Enrico Lattanzi dell'Aquila non ci sono dubbi. Dal dischetto di Ignazio Spiazzabello. Provano a reagire gli ospiti con Berardi che va alla conclusione, ma la palla sorvola la traversa. 2 minuti dopo arriva il tris dell'Aquila con Ventresca, che servita da Ignazio batte l'estremo ospite. Al 39esimo un'occasione per parte. Prima Ottaviano approfitta di una mischia in area ma non trova la porta. E poi sull'altro versante Di Paolo si invola verso la porta. Bello dice di no. Termina 3-1. L'Aquila 1927 si porta a 6 punti e alla prossima dovrà vedersela in trasferta con il Baci Calupo, mentre l'Aquila Soccer resta ad un punto e nel prossimo turno ospiterà la Tollese.